Ultimamente conosciamo tutti un sacco di persone su internet e come sapete bisogna stare molto attenti, specialmente se vogliamo incontrare dal vivo queste persone. Ecco, la protagonista di questa storia ha conosciuto un uomo proprio sul web e quando finalmente si sono incontrati, lei ha deciso di passare la notte più erotica della sua vita. Ha fatto in modo di vivere in prima persona i suoi più oscuri e raccapriccianti desideri. Credetemi, non potete immaginare quello che è successo. Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di non chattare con gli sconosciuti, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. La storia di cui voglio parlarvi mi ha fatto molto riflettere. È una di quelle storie tragiche, ma anche parecchio controverse. Parleremo di cose particolarmente spinte anche a livello sessuale. Per cui ecco, non sarà un video tranquillo. Anzi, sarò onesto con voi, non so davvero cosa pensare riguardo questa storia. Da un lato la trovo estremamente inquietante, dall'altro la trovo tipo curiosa. Sono un po' sconvolto comunque. E tra poco lo sarete anche voi. Prima però devo farvi vedere una cosa. Ho fatto rifornimento su Pumpling e finalmente ho delle cose nuove da farvi vedere. Per oggi vedrete solo questa maglietta fantastica. Poi nei prossimi video vi faccio vedere anche le altre. Però c'è Jason che guarda una Crocs e dice: padre. È semplicemente poesia. Come sempre trovate questa e tutte le altre magliette su Pumpling, c'è anche il link nella descrizione. E vi ricordo che con il codice Andrew avrete anche delle calze a scelta in omaggio. Ma adesso immergiamoci totalmente nella storia di oggi. Tutto parte da lei, Sharon Rina Lopatka. Sharon è nata il 20 settembre 1961. È la maggiore di quattro figlie. I suoi genitori sono ebrei ortodossi e sono molto religiosi, molto severi. Vivono tutti a Baltimora, nello stato del Maryland, e frequentano la più grande sinagoga della città. Sono anche membri della congregazione di Beth Tfilo. Non credo che qui in Italia esista. Comunque Sharon, praticamente obbligata, segue gli insegnamenti religiosi della sua famiglia, ma nonostante tutto riesce comunque ad avere anche una vita tutta sua. Pensate che viene descritta come la bambina più normale del mondo. Letteralmente tutto normale, qualsiasi cosa nell'assoluta normalità. Sharon frequenta la Pikesville High School e si diploma nel 1979. A scuola Sharon ha praticato sport come il pallavolo e l'hockey su prato. Si è sempre circondata di amici e si è distinta per la sua professionalità. Pensate che all'ultimo anno di liceo ha fatto un macello di roba. È stata assistente nell'infermeria della scuola, ha fatto aiuto bibliotecaria, ha aiutato anche delle insegnanti e ha cantato nel coro della scuola. Insomma, una studentessa modello e molti compagni la ricordano con grandissimo affetto. Dal diploma in poi però abbiamo un grosso buco informativo, cioè non sappiamo niente di quello che sia successo dal 97 in poi. Possiamo ipotizzare che avesse trovato un lavoro o roba simile. Quindi balziamo direttamente al 1991 e qui iniziamo ad avere qualche info. Sharon ha ormai 30 anni e si sposa con un certo Victor Lopatka, da cui prende il cognome. La nuova coppia vive insieme, felice e contenta, a Ellicott City, sempre nel Maryland. La loro casa è in stile ranch, molto rustica ma grande e spaziosa. Victor lavora come operaio edile e Sharon è innamoratissima. I nuovi vicini della coppia però hanno dei pareri contrastanti. C'è chi dice che Sharon e suo marito siano molto introversi e chi invece dice che in realtà escono e socializzano molto volentieri, ma in generale non sono mal visti, anzi, vengono descritti come una coppia normale, come tante altre. C'è però un piccolo problema. Victor è cattolico e questo non piace molto alla famiglia di Sharon, che vi ricordo è ebrea ortodossa. Una famiglia molto fedele e credente. Sharon, come abbiamo visto, sposa comunque Victor e proprio per questo motivo pare allontanarsi dalla sua famiglia. I genitori a questo punto tagliano definitivamente i ponti con lei. E per quanto triste, per Sharon questa è come una liberazione. Ora ha una casa tutta sua, un marito che la ama e sente di essere sempre più libera.
libera. Come avete capito, è una donna con parecchio talento e di sicuro la voglia di mettersi in gioco non le manca. Vuole fare qualcosa nella sua vita, anche se vive in degli anni in cui la donna è ancora collegata al lavoro di casalinga e basta. Ok, non come negli anni 50, però nell'aria, specialmente in alcune famiglie, c'è ancora questa sorta di legge non scritta. Nella vita di Sharon e Victor, però, c'è più libertà. Sharon non deve neanche più sottostare ai voleri dei suoi genitori, per cui decide di immergersi in un mondo che le cambierà la vita per sempre. Passa qualche anno e siamo adesso nel 1995. Il loro matrimonio procede a gonfie vele. Mentre il marito Victor è a lavoro, Sharon cerca di fare dei soldi extra. Vorrebbe avere una sorta di stipendio tutto suo, delle entrate aggiuntive, che di certo non fanno mai male. Si butta quindi a capofitto in una nuova realtà, una realtà che sta spopolando in quegli anni: internet. Sharon diventa praticamente una delle prime internaute della storia, o meglio, è una delle prime che cerca di fare soldi sul web, cosa assolutamente nuova per l'epoca. Uno dei primi siti su cui si registra è AOL, American Online, che sarebbe un portale di Yahoo. Se cercate su internet, AOL esiste ancora ed è una sorta di social dove si leggono le notizie, si possono ricevere mail, guardare il meteo, fare qualche giochino e roba così. AOL nel 1995 permetteva già di fare tutte queste cose, anche se la grafica faceva abbastanza schifo. Comunque la nostra Sharon inizia ad esplorare questo nuovo mondo. Ma dato che voleva guadagnare soldi, non si limita solo a questo sito. Pensate che insieme ad una sua amica fonda un sito web tutto suo. Il sito si chiamava Dion's Secret of Home Decorating Guide. Sharon sul sito dà dei suggerimenti per decorare la casa e una fonte dice che ha anche scritto un libro di consigli sull'arredamento, libro che ha distribuito o venduto ad amici, parenti, membri della comunità e così via. Oltre a questo sito però, Sharon gestisce anche altri siti che non hanno proprio a che fare con la cura della casa. Questi riguardano robe del tipo letture spiritiche, consigli spirituali e cose del genere. Comunque sembra ottenere una certa fama e sembra che molte persone si interessino e si avvicinino a lei. Ricordiamo che siamo in anni in cui internet è agli albori. Sharon forse è stata una delle primissime a parlare in maniera seria di questi argomenti e una delle prime a diffondere così tanto le sue passioni. Ma sembra che Sharon si faccia prendere un po' la mano. Sappiamo infatti che oltre a gestire questi siti e oltre ad usare AOL, gestisce anche delle chiamate. Ma non chiamate normali, sono diciamo un po' spinte. Le persone infatti la chiamano a un numero specifico per fare delle chiacchierate hot. Oltre a questo ha anche diverse chat con persone sempre interessate a lei in modo intimo. E questo è tutto ciò che fa mentre è al computer. Le cose che vi ho detto non sono neanche scandalose o eccessive, cioè tutti oggi guardiamo roba su internet. L'unica differenza è che lei lo faceva quasi 30 anni fa e riusciva già a gestire dei siti e chattare con tante persone. Ma c'è un motivo per cui vi sto raccontando questa storia, ed è che Sharon, diciamo, si appassiona a dei feticismi piuttosto insoliti. Devo ovviamente precisare che ognuno è libero di praticare e avere i desideri più disparati, sempre nel limite della legalità e del consenso, ma Sharon, muovendosi su questa linea molto sottile, finisce per cadere ed entrare in un vortice molto pericoloso. Si appassiona a contenuti di natura sessuale che raffigurano cadaveri. Poi esplora il bondage, ma quello estremo e incredibilmente doloroso. E insomma iniziano a piacerle tutte le cose di questo tipo. Molto in fretta si addentra sempre di più in questo mondo molto spinto. E tra i suoi clienti, quelli delle chat del telefono erotico, trova spesso persone con questi stessi interessi. E interagendo con loro, alla fine si eccita. Cioè, le piace. In queste chat e in queste telefonate dice ai clienti che vuole essere sottomessa e brutalizzata senza pietà. A volte anche lei dice agli uomini di volerli brutalizzare, diventando quindi la loro mistress e la loro padrona. Ripeto, nulla di male, ma i dettagli in quelle mail e in quelle telefonate sono preoccupanti. Non si tratta di semplice bondage, assolutamente no. Sharon vuole morire di dolore, vuole godere della sofferenza che potrebbe infliggere o che potrebbe ricevere. Si immagina beata in questi piaceri dolorosi in cui è protagonista. Si vede godere nel fare del male in maniera quasi bestiale, animalesca. Anzi, molti animali uccidono per nutrirsi. Lei invece vuole morire avendo degli orgasmi
Capite? Cioè, non è qualcosa di sano. Ad un certo punto, infatti, smette di lavorare ai siti e si concentra solo sulle chat online. Ovviamente il marito non sa nulla di tutto questo, ma Sharon, in silenzio, porta avanti tutte queste sue fantasie. E usa diversi nickname. Uno di questi è Nancy Carlson. Usando il nome di Nancy, Sharon dice di pesare 47 kg, di essere bionda, alta 1,70 m circa, di avere 25 anni e occhi verdi. Tutte balle, ovviamente. Il suo alter ego Nancy dice di poter fare qualunque filmino hot per i suoi clienti. Specifica di poter fare qualunque cosa su richiesta. Questo perché, come ho detto prima, ogni tanto si atteggia da dominatrice e ogni tanto da dominata. Ma comunque, oltre a dire di voler mandare delle videocassette a queste persone, mette anche all'asta la sua biancheria sporca. Alcuni suoi post recitano più o meno così: qualcuno là fuori è interessato a comprare le mie mutande o i miei collan usati. Questo non è uno scherzo o una truffa, io sono molto seria. Se anche tu sei serio, puoi scrivermi per email. E Sharon infatti non mente, le sue intenzioni sono serie al 100%. A quanto pare sembra aver spedito veramente delle mutandine, ma delle videocassette invece non sembra esserci traccia. Ma intanto fa colpo su tante persone online e andando avanti col tempo, con le chat e con tutte queste cose un po' spinte, capisce che il suo desiderio ultimo è quello di essere violentata mentre è sotto effetto di qualche sostanza. Si rende conto che le piacerebbe di più se fosse lei la vittima in una situazione del genere. Dovete sapere che di solito quando una fantasia spinta diventa realtà, molte cose poi non succedono, perché si può provare piacere nella fantasia di fare qualcosa, ma poi al momento di farla non la faresti mai. E funziona proprio così, alcune cose stanno bene dove stanno, cioè nell'immaginazione. Sharon però sembra aver unito le due cose, è talmente trasportata in questo mondo primordiale di internet che non riesce più a distinguere la realtà dalla fantasia, cioè vuole che le sue fantasie diventino realtà. E proverà a realizzarle ad ogni costo. Nel mese di novembre del 1996, Sharon è in una delle sue tante chat room. Dovete sapere che in neanche un anno ha già superato molti limiti. Persino le persone che frequenta online, quindi gente che ha i suoi stessi interessi, ogni tanto le dice cose del tipo: "Oh, stai esagerando adesso, ok?" Le fanno notare che certe sue fantasie sono disturbanti. Lei però risponde a questi commenti in modo molto acido e fa capire ancora di più che non sta affatto scherzando. Dentro di sé è cresciuto un desiderio davvero macabro, inquietante, e non saprei come altro definirlo. Cioè, ragazzi, le persone le dicevano che stava esagerando perché continuava a dire una cosa in particolare. Sharon voleva essere torturata a morte. Punto e basta. Lo ripete spesso e molti della sua cerchia online iniziano ad allontanarsi. Si spaventano da quanto è seria, ma è solo questione di tempo. Prima o poi sarebbe arrivata la persona seria tanto quanto lei. E infatti, pochissimo tempo dopo, l'uomo dei sogni le scrive in chat. E finalmente per lei sta al suo gioco. L'uomo sembra interessato a quelle stesse cose di cui lei è diventata ormai ossessionata. L'uomo in questione si chiama Robert Glass. È un analista informatico di 45 anni e lavora per il governo della contea di Catawba, nella Carolina del Nord. I conoscenti di Robert lo descrivono come un tipo a posto, tranquillo, un po' riservato, ma normalissimo. Vi ricorda qualcuno? È sempre stato un buon lavoratore, ha portato avanti il lavoro per il governo per 16 anni consecutivi e non ha mai dato nessun problema a nessuno. È il classico tipo che si fa gli affari suoi, un uomo come tanti. È sposato da 14 anni con sua moglie Sherry ed è il padre di tre figli che hanno dai 6 ai 10 anni. Sua moglie dice che Robert ha una grande passione per i computer, passa infatti molto tempo davanti al PC. Talmente tanto da arrivare anche a trascurare il loro matrimonio. Sembra essere distaccato dalla realtà, da sua moglie, dai suoi figli. Così Sherry, un giorno, un po' preoccupata e un po' curiosa, decide di spiare nel computer di suo marito. Avverte una sorta di sesto senso, come se sapesse che in quel computer ci fosse qualcosa che non andava. Era già da molto tempo che la loro relazione era diventata fredda, e Sherry crede che il motivo si nascondesse proprio tra i file di quel PC. Quindi la donna si mette all'opera e riesce ad accedere di nascosto al computer di Robert. Lì trova tantissime email salvate nell'hard disk. Parliamo di un'infinita raccolta di testi, di chat e post di AOL. Anche Robert infatti usava quella piattaforma e utilizzava i nickname Toyman o Slowhand.
Quando Sherry legge i contenuti di queste chat e di queste mail, rimane a dir poco inorridita. Le cose che suo marito aveva scritto a queste donne erano vomitevoli, potete immaginare. Sherry ha come un colpo al cuore e aspetta il ritorno di Robert per affrontare insieme questa cosa. Lei aveva frugato in cose non sue, ma a questo punto il fine giustifica i mezzi. Robert la sta palesemente tradendo online. Non le aveva mai detto niente, aveva sempre nascosto tutto. E stando al contenuto rivoltante di quelle mail, ha anche degli evidenti problemi. Durante quell'atroce scontro verbale, Sherry vede il volto di suo marito scolorire, affranto per essere stato beccato. Non ha saputo ribattere, non sa cosa dire a sua moglie. E lei, in quel momento, si rende conto di non aver mai conosciuto davvero suo marito. Capisce che ha sposato una persona con un terribile segreto e realizza di aver letteralmente buttato 14 anni della sua vita. Il contenuto di quelle mail non è stato rilasciato al pubblico, per fortuna. Ma stando alle testimonianze, era qualcosa di davvero rivoltante e molto esplicito e violento. Quindi i due coniugi che stavano insieme da 14 anni e che avevano dei figli si rendono conto che è tutto finito. Nel maggio del 1996, Robert e Sherry divorziano ufficialmente. Lei si porta via i figli e Robert va a vivere da solo in una roulotte. Questo però non migliora la situazione. Per niente. Adesso l'uomo non vede più nessuno, è costantemente da solo, il che significa che è libero di fare tutto quello che vuole. Quindi si lascia totalmente andare. Continua le sue chat come se niente fosse. Ed è nell'agosto del 96 che scrive alla nostra Sharon. Se ci pensate, lui e lei sembrano davvero fatti l'uno per l'altra. Hanno entrambi desideri intimi a dir poco distruttivi, entrambi non amano più i loro compagni e passano entrambi molto tempo su internet. E non dimentichiamo che entrambi parlano costantemente di torture. Le chat tra Robert e Sharon sono tragicamente sincronizzate. Sono come due orribili pezzi di un puzzle che si incastrano e si incastrano talmente bene che ad un certo punto si stufano di parlare e basta. Decidono quindi di realizzare tutto quanto. Entrambi sono presissimi dal desiderio di vedersi e di fare quelle cose orribili, quindi si organizzano di conseguenza. Robert e Sharon si sono scambiati più di 900 email disgustose. Ormai è da mesi che parlano a distanza, ma vogliono assolutamente vedersi. Quindi il 13 ottobre 1996 Sharon dice a suo marito Victor, perché ricordiamoci che Sharon è ancora sposata, che andrà a trovare un suo amico in Georgia. Ovviamente sta mentendo, ma Victor non sospetta di nulla, si fida. Quindi la donna esce di casa, prende la sua Honda blu e va alla stazione dei treni di Baltimora. Alle 9:15 di sera sale sul treno che va da lì a Charlotte, nella Carolina del Nord. Il viaggio è lunghissimo, dura tutta la notte e Sharon arriva a destinazione alle 8:45. Si incontra con Robert, si salutano e salgono sul camioncino di lui. L'uomo guida per 130 km per dirigersi a casa sua a Lenoir, sempre nella Carolina del Nord. Il tragitto è impegnativo e abbastanza lungo. E per fortuna non sappiamo cosa si sono detti durante quel viaggio. Vi ricordo che stanno andando in un posto con l'unico obiettivo di farsi del male a vicenda. Durante il tragitto, nella testa di Sharon saranno passate le fantasie più estreme, ma forse in quel momento ci ha anche riflettuto bene. Forse guardando fuori dai finestrini e navigando tra i suoi pensieri, ha capito di aver esagerato. Forse davvero ha pensato tutto questo, ma se l'ha fatto è stato solo per un attimo. Un secondo fugace, perché poi ha guardato Robert, l'uomo dei suoi sogni, e quindi ha confermato la sua idea. Non era niente di esagerato per lei. Una volta arrivati al roulotte di Robert, i due amanti staranno insieme per i 3 giorni successivi. In questi 3 giorni il marito di Sharon, Victor, si preoccupa davvero tanto. Non capisce come mai sua moglie risulta irraggiungibile. Prima di poter fare un gesto avventato, tipo quello di partire alla cieca per cercarla, anche lui fruga tra le sue cose e trova una lettera. Sharon aveva scritto e lasciato quella lettera proprio perché suo marito la leggesse. E leggendola, Victor rimane esterrefatto. Sua moglie ha scritto che lo stava lasciando, che non voleva più stare con lui e dice che se mai lei non fosse tornata a Baltimora, lui non avrebbe dovuto cercare il suo assassino. Queste, ragazzi, sono le sue parole finali. Non rintracciare il mio assassino. Come se sapesse che sarebbe stata uccisa.
Inoltre sottolinea una cosa che per noi che conosciamo la sua ossessione è abbastanza preoccupante. Scrive: "Se il mio corpo non dovesse mai essere recuperato, non preoccuparti. Sappi che io sono in pace." Io sono sconvolto invece. Questa lettera, infatti, dimostra che lei volesse morire durante un rapporto. Ormai era diventato il suo unico desiderio. Victor, il marito, ovviamente rimane scioccato e non si capacita della cosa. Sapeva solo che Sharon era andata in Georgia da un amico. Non può credere a queste parole. Quindi, subito dopo, ancora scioccato, va a controllare il computer di Sharon. Sa che lì avrebbe trovato qualcosa. Negli ultimi tempi la donna era sempre davanti allo schermo, quindi Victor va e riesce a sbirciare dentro il suo PC. E indovinate cosa trova? Tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Le chat, i diversi account, le email scambiate con un certo slow hand, ovvero Robert. Cioè, scopre ogni cosa. E per Victor questa rivelazione è atroce. Scopre il lato oscuro di Sharon, i segreti di cui non gli aveva mai parlato, segreti di cui ignorava completamente l'esistenza. È terribile mettersi nei suoi panni. Cioè, immagina, sei un coniuge inconsapevole e scorri con il mouse tra le chat del tuo partner. Lentamente e con gli occhi sgranati, leggi tutte le porcate disgustose che ha scritto e fatto. E vedi la sua complicità, la sua voglia perversa. Deve essere tipo la cosa più brutta del mondo. E ricordate che parliamo di chat in cui Sharon chiedeva di essere strangolata, torturata e altro ancora. Non parliamo di chat erotiche o battutine innocenti. Qua siamo a un livello patologico, perché lei, come ha sempre ribadito, non si voleva accontentare solo della fantasia. Ha sempre voluto mettere in pratica tutto quanto. A questo punto Victor fa 2 più 2 e capisce che questo slow hand le deve aver fatto del male. Legge che si sono organizzati per incontrarsi e scopre il luogo e l'ora dell'incontro. Però fa passare circa una settimana, forse nella speranza che Sharon tornasse. Dopo tutto questo tempo, finalmente, capisce che era seria, non era solo una fantasia. Quindi il 20 ottobre 1996 denuncia la sua scomparsa alla polizia e porta agli agenti tutte le prove che aveva raccolto, tutte le 900 mail scambiate con slow hand. E i detective analizzano molto bene quelle mail perché, cioè, sembra tutto troppo strano. Davvero Sharon avrebbe mentito così a suo marito? Davvero sarebbe salita su un treno per incontrare un uomo che sapeva l'avrebbe uccisa? E il tutto solo per soddisfare un desiderio sessuale? Non potrebbe essere più assurdo di così. Ma quelle mail non mentono. Sharon desiderava di morire in un amplesso con quell'uomo. La cosa preoccupante però non è solo per Sharon, ma anche per Robert. Forse essendo ormai andati fuori di testa entrambi avrebbero potuto uccidersi a vicenda. Non è una cosa da escludere. Se a entrambi piace così tanto il dolore carnale, è possibile che durante l'atto si scateni una carneficina. Cazzo, mi sono venuti i brividi a pensarci. C'è anche la possibilità che avessero invitato altra gente. Magari proprio nel momento in cui Victor è alla polizia, loro stanno portando avanti un massacro. E sembra assurdo, ragazzi, ma poteva davvero succedere. Comunque sia, la polizia riesce subito a rintracciare Robert. Lo trovano in fretta. Ed è vivo e vegeto. A partire dal 22 ottobre, gli investigatori gli stanno dietro, ma non lo arrestano subito. Anzi, cercano di studiarlo da lontano per capire se Sharon fosse ancora con lui. In quel momento si ipotizzava che la tenesse prigioniera, cose del genere. E infatti il tempo passa e di lei non c'è neanche l'ombra. A questo punto, il 25 ottobre, viene emesso un mandato di perquisizione. Gli agenti aspettano che Robert esca di casa per andare a lavoro, così entrano e controllano tutto. Una volta dentro la roulotte, trovano un casino allucinante. Ci sono oggetti sparsi per terra ovunque, una sporcizia incredibile, piatti sporchi stupefacenti e un odore nauseante. Notano anche delle riviste per adulti molto spinte e il famoso computer di Robert. Tutto intorno ci sono tantissimi hard disk pieni di materiale compromettente. Anche il suo PC è pieno di materiale molto spinto. Molto controverso. Ma in tutto ciò di Sharon ancora nessuna traccia. Ma è sicuro che sia stata lì, perché trovano dei suoi oggetti personali. Controllando appena fuori dalla roulotte, scoprono una sorta di piccola duna, un rigonfiamento di terreno fresco a circa 20 metri di distanza. Molto sospetto. Questa sorta di duna sembra nascondere qualcosa. Era come se qualcuno avesse scavato da poco e avesse nascosto qualcosa lì sotto. Infatti gli agenti scavano e subito dopo fanno la scioccante scoperta. A neanche un metro di profondità, nascosta in quel terreno,
c'è il corpo senza vita di Sharon Lopatka. Ancora prima di disotterrare il corpo completamente, avvisano la pattuglia che stava sorvegliando Robert a lavoro e ordinano di arrestarlo immediatamente. E così, mentre gli agenti stanno recuperando i resti di Sharon, Robert esce dal bagno degli uomini e viene arrestato a lavoro. Non oppone alcuna resistenza e non dice assolutamente nulla. Ha perfettamente capito di essere stato beccato. Lo tengono in custodia e intanto gli inquirenti mettono a soqquadro la sua roulotte. Portano via tanto di quel materiale che è impossibile elencarlo tutto. E ovviamente viene anche interrogato. Presto emerge una verità a dir poco agghiacciante. Sentite. Robert, sotto consenso di Sharon, ha avuto un rapporto con lei. Le ha messo nella patong vari oggetti che non posso neanche nominare. E ad un certo punto Sharon ha fatto una richiesta. Ha chiesto a Robert di legarle una corda al collo. Lui quindi ha stretto quella corda, ma trasportato dalla situazione l'ha stretta così forte che per sbaglio l'ha uccisa. Per quanto assurda, la sua versione sembra credibile, perché il corpo di Sharon è stato ritrovato con la corda ancora al collo. Dopo la morte, a detta sua accidentale, probabilmente ha capito di aver esagerato, e ha quindi cercato di sbarazzarsi del problema seppellendola così, male e di fretta. Robert però insiste e ripete che è stato tutto consensuale, dice che il suo unico errore è stato quello di non accorgersi di aver tirato un po' troppo la corda. In tutti i sensi. Il cadavere di Sharon è stato ritrovato con entrambi i polsi e le caviglie legate. Aveva molti graffi intorno al petto e un evidente segno di strangolamento al collo. L'autopsia determina che la morte di Sharon è avvenuta 3 giorni dopo il suo arrivo. Hanno consumato per 2 giorni e al terzo, la donna ci ha rimesso la pelle. La versione raccontata da Robert così acquisisce sempre più credibilità. Sul serio loro si sono incontrati per quello. Sul serio volevano farsi del male e sul serio Sharon voleva morire nel dolore. Ma durante un rapporto. Sembra davvero assurdo e infatti molti non ci credono o non vogliono crederci. Per i conoscenti di Sharon sembra assurdo che sia successo tutto questo, ma le prove ci sono e la testimonianza del colpevole anche. C'è pure l'autopsia che garantisce il tutto. Magari le indagini fossero sempre così facili. La faccenda comunque rimane tragica. Robert Glass si è dichiarato colpevole di omicidio volontario e ha confermato le accuse di sfruttamento sessuale. Il 27 gennaio del 2000 è stato condannato da 36 a 53 mesi di reclusione. Ma il 20 febbraio 2002, ad un solo mese dal suo rilascio, Robert è stato trovato morto per un attacco di cuore. Quindi sia Robert che Sharon non ci sono più. Il caso di Sharon Lopatka è stato il primo in cui un sospettato di omicidio è stato arrestato principalmente grazie alle prove contenute nelle email. Raccontando questa storia, i media hanno enfatizzato le conseguenze pericolose che possono avere gli incontri su internet. Anche se vabbè, in questo caso la vittima era consenziente. Cioè, voleva essere una vittima, quindi non so quanto possa contare come esempio. Comunque, a seguito di questa vicenda, diverse persone hanno chiesto che venisse creato un tipo di censura o restrizione per proteggersi dagli sconosciuti online. E grazie alla popolarità del caso, vari psicologi hanno tentato di spiegare questi tipi di perversione. Con poco successo, dato che ancora oggi c'è una sorta di tabù nei confronti del sesso in generale. Ma vabbè, questo non è colpa degli psicologi di sicuro. Io stesso non posso dire sesso su YouTube. Cioè, prova a dirlo, ma non me lo fa dire. Sesso. Sesso? Niente. È un argomento che purtroppo non si può approfondire tanto e spesso questa cosa genera tanta ignoranza. Un'ignoranza che può essere pericolosa perché magari qualcuno reprime alcuni desideri sessuali normalissimi e facendolo non vive affatto bene. Alla lunga e con una pesante repressione di questi impulsi si possono creare situazioni come quella di Sharon o come quella di Albert Fish, un uomo che è stato costretto a reprimere ogni impulso fin da ragazzino perché all'epoca era considerato qualcosa di malato e li ha repressi fino a quando non è scoppiato e ha fatto delle cose davvero davvero terribili. Ma questa è un'altra storia e magari in futuro ve la racconterò. Quindi se siete curiosi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. Spero davvero che rimarrete nei paraggi perché sto preparando delle storie sempre più assurde. E sono storie da cui possiamo imparare davvero tanto.
Prima di salutarci però, volevo fare una piccolissima riflessione sulla storia di oggi, insieme ai pochi cari affezionati che rimangono fino alla fine. Allora, pensare a quello che è successo è davvero surreale. Una donna ha percorso più di 600 km da sola, senza neanche una valigia, solo per farsi uccidere. Cosa può portare una persona a fare un gesto del genere? Sharon, prima che scoprisse internet, era una persona tranquilla. Però dai, è chiaro che covasse questo tipo di passione già da prima. E forse l'ha repressa proprio a causa dell'educazione rigida e proibitiva imposta dai genitori. Ecco, forse lei ha sempre tenuto segreto questo suo lato. L'ha sempre nascosto, represso, fino a quando non è diventato talmente grande da esplodere. Però ragazzi, prendete le mie riflessioni con le pinze. Io non sono studiato, non sono uno psicologo e vi dico queste cose solo per darvi il mio punto di vista. Mi interessa tantissimo il lato psicologico di queste persone, ma anche se un po' di cose le ho lette, non ho nessuna qualifica per dirvi cosa è successo nelle loro menti. Quindi davvero, tutto questo è solo un mio punto di vista e voglio troppo sapere il vostro. Detto questo ragazzi, grazie davvero per essere rimasti fino a qui, siete grandi. Io vi amo e come al solito spero anche che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!